No, io sono super favorevole al progetto in sé, cioè manca una roba che metta insieme tutte le cose invisibili. Io comunque c'è poco da fare, mi ci sento portato, cioè non dovrei dirlo, ma quando io, no, non è che sono bravo o no, non è quello, è che quando sono lì mi sento che è dove devo stare, cioè basta. Mi sto anche costruendo su capire un po' cos'è il disegno e come lo affrontavo da bambino e onestamente, cioè, era un gioco, cioè, nel senso la prima parte che io ricordo, al di là di quando sei troppo piccolo e fai dei segni che non, ovviamente non riesco ad arrivare là con la memoria, ma la primo inizio delle questioni del disegno per me era esattamente come giocare con Lego, giocavo con i Master, giocavo col Pongo, giocavo col disegno, cioè mi inventavo i personaggi, cioè quella cosa lì mi sembra che devo vada recuperata, insomma, no? Nel senso proprio la più pura, la cosa dove c'è empatia addirittura, dove io minchia ero contento, mi ricordo di tornare a casa da scuola perché potevo mettermi a disegnare. Adesso quando penso che devo fare un'altra tavola, che ne ho disegnate già 80, minchia mi andavo in casa. Tu ridi anche così. Poi d'estate, capito? Ciao, ma cosa vuoi stare là dentro? Cioè. Sì, che è la parte che infatti io sto iniziando un po' a soffrire del lavoro dell'autore di fumetti, diciamo, perché non c'è mai riscontro, cioè sei tu l'unico riscontro continuo, quindi sei tu quello che decide se è bello o brutto, sei tu quello che decidi che è giusto o sbagliato, sei tu quello che decidi tutto. E la questione è che immagina che fai un film, ma non solo sei il regista, lo scrittore, il produttore, il capomacchina, il cameraman, lo scenografo, tutti i reparti, insomma, il direttore di fotografia, il costumista, sei anche tutti gli attori. Cioè quella cosa lì di essere, pensa quanto è pesante, nel senso Hai comunque controllo su qualunque cosa. hai controllo su qualunque cosa ma devi fare tutto dal niente, nel senso che alla fine è vero che molte grandi produzioni costruiscono tutto da nuovo, però io se devo girare una scena in una casa non devo costruirmi una casa, se devo in un fumetto fare una, la devo costruire sì, la devo disegnare, deve essere coerente, deve stare in piedi, deve essere a destra, cioè, no? Quindi è uno sbattimento gigante, in più appunto ha una specie di condanna alla solitudine, ovviamente come lo faccio io, perché c'è chi va a farlo, lo fa in studio, riescono a farlo insieme, che invece in quei 6 anni lì dove diciamo, ho molto frequentato la faccenda più dei video e la cosa che mi piaceva che aveva dei ritmi che secondo me si addicono a me, cioè che hai dei momenti di preproduzione dove sei tu oppure sei tu il tuo assistente o l'aiuto regia o l'aiuto con scrittura, insomma, nella propria produzione. In cui tra l'altro inglobi già il fumetto, perché fondamentalmente te lo studi tutto vignetta per vignetta, insomma stai già facendo un fumetto. Dopodiché però è il momento di confronto continuo con i vari reparti, con le varie persone, con la realtà. Quello lì lo storyboard diventa un punto di partenza. E lo storyboard diventa un punto di partenza. Minchia, far fumetti è fare un film prima di E fare un film. Sì. immaginarsi un film è Però lo diverso. fai anche immaginare agli altri. Certo, comunque sì, è come fare un film, Comunque sai assolutamente. benissimo che quando leggi un fumetto perdi completamente i confini tra le vignette. Se è fatto bene, ti ci perdi dentro, è come se si muovessero, come se Certo, diventasse un film. sì, esatto. Non ti stai ricordando che sei già. Esatto. Quando un fumetto è un grande fumetto, sei come se fossero animati. Sì, ma io per esempio anche i libri, quando io penso ai libri È vero, ricordo smetti di leggere, cioè non stai io leggendo. ricordo le immagini, la mia immaginazione, cosa ho visto quando lo leggevo. Sì, quando entri in quelle cose in cui annulli tutto, Alla fine chiaro. si arriva sempre al cinema comunque. Eh sì, è la più totalizzante, mette tutto insieme, le mette tutto insieme, capito? Tutte le cose che mi interessano stanno lì. Cioè, a un certo punto mi si è proprio presa la fiammata. In pratica io giravo tutto il giorno e poi tornavo a casa, riversavo e montavo. No, provavo, no, questo con quello, quello con quello. Capivo come mai una scena aveva più senso, cioè quell'immagine prendeva un significato, se era, prima ce n'era una, poi dopo c'era un'altra. C'è una magia, c'è tutta una magia di robe. In più è veramente, appunto, di nuovo, un modo di vedere la. Cioè, rivedi quello che è successo in un modo privilegiato, puoi studiare, ti vedi da fuori, capisci come parli, minchia, c'è un sacco di roba da. E anche come puoi manipolare questa cosa. Perché
perché ovviamente appunto venendo dai fumetti per me alla fine c'è sempre una stilizzazione che a me interessa quella cosa lì, una specie di, esatto, cioè di sintesi, portare una sintesi, e lì c'è un lavoro di sintesi proprio come una pianta, nel senso che tu lavori su una cosa grossa però devi arrivare sempre più a sintetizzarla. Lei qui ha tutto quello che le serve, le dà più sicurezza indossare una maschera. È pronto per fare un gioco? Lei mi deve dire la prima cosa che le viene in mente quando io le dico il nome, ad esempio, di un oggetto. Mi sa che ci ho pensato, l'ammetto, alla fine. E all'inizio avevo immaginato di fare una cosa dove... per questo in realtà si chiamava mattatoio. Dove... volevo fare, diciamo, una roba di cinema estremo, nel senso che volevo giocare su tutto quello che era splatter e fare una specie di esagerata... esagerato film splatter, questa era un po' l'idea iniziale, e avevo chiesto a Daniel, che è il protagonista, che poi è diventato il protagonista, di farmi da assistente, perché anche lui era del giro di questa piccola scuola di cinema, il cinema che c'era, e eravamo amici, ci eravamo presi bene, un po' ci frequentavamo, e ha comunque un'attitudine rispetto a me più razionale, quindi prendeva appunti, e abbiamo iniziato a parlare di questo film. E io stavo iniziando a scrivere la storia allora di questo serial killer, ma ho dei ricordi vaghi, mi ricordo che avevo fatto fare dei disegni a dei bambini che volevo usare, un po' la Profondo Rosso, mettiamola così. E man mano che andavo questa storia mi sembrava un po' inconsistente, e mi ricordo che Daniel mi ha dato un libro sulla sua vita, perché Daniel appunto è tutto ustionato, insomma. E io mentre stavamo lavorando a questo film ho letto quel libro. E poi ti giuro, la cosa è nata veramente così, il film nasce lì in quel momento, siamo semplicemente partiti per questa Seveso, in macchina io e lui, Cata, e ogni tanto veniva Alberto, e, che era il proprietario, ci dava da mangiare, e siamo stati là un mese dove ogni giorno, che in realtà è divertentissimo, un giorno ci svegliavamo e dovevamo girare qualcosa. Così, un po' a provare, a vedere cosa, quindi ogni giorno c'era un'idea, una cosa, esatto. E quindi avete improvvisato un po' tutta la storia? Sì, io penso un po', anche se non c'entra ovviamente esattamente con la storia del vera di Daniel, comunque un po' mi ha influenzato, mi è rimasto nell'inconscio questa cosa dell'assistente sociale, ovviamente nella sua storia c'è, perché lui comunque è adottato, insomma c'è tutta una storia abbastanza pesante già prima di questa cosa di Ustionarsi, cioè pesante, molto particolare, e poi appunto stando lì insieme, cioè... sì, anche usando quello che c'era, per esempio i campi c'erano, quindi sono entrati in una storia, la maschera dell'uomo ragno non è che l'abbiamo messa come oggetto scenico, era lì, l'abbiamo usato, cioè poi tutto andato così. La macchina anche, no? La macchina era esattamente, la 500 era lì abbandonata. Mattatoio veramente, non lo dico, cioè è proprio stato fatto con camere proprio basic palmari di quelle delle prime, quindi anche risoluzioni abbastanza basse, e io l'ho montato su un portatile, quindi aveva tipo proprio dei limiti di capacità di a scene, no? Quella proprio permetteva. Insomma, è stata una roba assurda. Devi svuotare ogni tanto il computer per poterlo vedere. Sì, pezzo alla volta. Quindi lì è proprio era mettere, non so come se non ricordo, ma mi pare che tenesse tipo 40-50 minuti di girato, ma io ho girato un sacco, cioè altro che 40-50 minuti, se non era niente. E il mio gioco era cercare di tirarne fuori sempre qualcosa. Allora, l'abbiamo girato tipo in 2 mesi, con un mese tutti i giorni, e poi un po' ribeccandoci per aggiungere dei pezzi, e poi ci ho messo uno sbotto a montarlo, che ti dico che più di 6 mesi sicuramente, tutti i giorni, ore, la follia, cioè pensarci adesso non so come ho fatto, lì non mi pesava niente, cioè ero super preso bene, era tutto nuovo, imparavo a fare le cose, quindi mi sono divertito. In realtà la parte di montaggio è la parte in cui ho fatto il film, assolutamente. Beh, ma si vede anche perché è estremamente frenetico in certi punti, ci sono poi, alcune sono riprese, alcune sono fotografie, addirittura ci sono delle scansioni sovrapposte. Sì. Eh sì, lì era la rimanipolazione di... che poi secondo me è proprio veramente è rielaborare quello che è successo in qualche modo, cioè è della fase in cui però trai anche le soluzioni, in cui scegli, minchia, lì c'è la cosa in cui capisci il potere della scelta, cioè cosa tenere e non tenerlo, ogni secondo devi
fare una decisione, che non è facile. A volte hai 6 volte la stessa cosa, cioè mi sembrano più o meno simili, quella è la migliore, non è presente. E te le rivedi spesso? Sì, intimato. Ce l'hanno mandato questi qua della scuola senza dirmi niente, tra l'altro neanche dici, hanno mandato a vari festival e l'ha preso, no, l'hanno mandato direttamente a Venezia, così, senza dirmi niente. Poi un giorno mi hanno chiamato, mi hanno detto, dico la compra, non so, non mi ricordo che giornale, Corriere, la pagina spettacoli, c'erano nominati i film che sarebbero stati a Venezia quell'anno lì, in gara, fuori gara, nei vari concorsi paralleli, io in questo nuovo territorio, Nuovi Orizzonti si chiamava. E quindi niente, ho visto Matto di Acqua, non ci potevo credere, ma è stato, mi ricordo che è stato stranissimo, cioè è proprio una botta chimica strana, cioè di felicità, di incredulità, anche perché appunto amando moltissimo il cinema, quindi un po' seguivo, ho sempre seguito un po' i festival così da casa, diciamo, e li avevo anche un po' idealizzati, andare a Venezia è stato anche di nuovo un po' strano, perché onestamente è stato divertente, mi sono visto un po' di film, sei in quella situazione surreale in cui vedi 5 film al giorno così. Però boh, l'ho trovata molto piccola, molti giornalisti che dormono in sala, cioè io ho visto che l'ho vista un po' così, cioè un po' anche provinciale, un po', cioè non certo, tutto questo glamour non l'ho visto, ho visto tante bagasce, per esempio, cioè, boh. No, è vero, mi ha colpito vedere molti giornalisti che c'erano il cartellino dei giornalisti che dormivano, anche perché poi un po' seguito, no, per curiosità le vedevo le... Per esempio, ti faccio questo esempio, a me è successa questa cosa, che hanno fatto una critica al mio film, tra l'altro stranamente positiva, perché ne sono uscite molte negative, o mezze negative, e questa era positiva, mi è piaciuto, BBB, il protagonista, eccetera, 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 solo che non mi è piaciuto il finale in cui al protagonista cuciono la bocca con del filo. Tu l'hai vista sta scena? Ma tu... No, sai perché? Perché praticamente quando il film è finito è partito un cortometraggio spagnolo, hai capito? Quella si è addormentata durante il mio film, si è svegliata nel finale dell'altro e li ha uniti. Per me è stato chiaro, capito? È tutto chiaro. Cioè, poi non puoi dire niente, perché guardateli tu 5-6 film al giorno, dietro l'altro. Però, poi Daniel è venuto. Io, sai, queste anche strane dinamiche, comunque, a me c'era l'albergone serio, insomma, del Lido, i viaggi, eccetera, eccetera. Daniel non so bene come fossero le questioni di rimborso, eccetera, lui non se lo sono cagati minimamente, Daniel era il protagonista. Daniel è venuto in tenda, e si è messo in tenda da solo, nella cosa di Venezia, ma nelle cose verde del prato con la gente che vendeva. Genio, no? Genio. Lui è il cane. Cioè, te lo giuro, io ho grande rispetto. Cioè, dormivo, uscivo, andava lui alla prima del suo film. Mi interessa di nuovo la vecchia camera? No, io voglio usare l'iPhone 6, cioè no, veramente, vorrei provare a fare qualcosa usando, perché non, cioè, ho visto la definizione, bellissima, e la possibilità di fare qualunque cosa velocissimamente, nel senso proprio della maneggevolezza, e anche diciamo, uno step di post-produzione, in realtà paura. Cioè. Ma tu non hai paura di fare, per esempio, quell'effetto video che non ti piaceva con l'iPhone? Ma sai che no, mi sembra, ma va, no. Cioè se dovesse avere quel tipo di estetica da digitale de merda, proprio no, né patinamento, né anche pixelatura, cioè nel senso vorrei una cosa che abbia... Anche perché in realtà in questa fase qui, per assurdo, mi interesserebbe di più dedicare un aspetto narrativo della questione, quindi non tanto quello... Cioè vorrei avere una cosa che esteticamente mi sta bene, per non stare a pensare troppo a quell'aspetto lì e pensare più a come usarlo per raccontare qualcosa. Comunque altre definizioni. Eh sì, io sono arrivato a un punto di nausea di in genere del format di cinema americano, cioè della gran parte del cinema americano, perché ne ho visto tanto, non perché cioè, sono nato così. Dopo tanto mi sembra sempre molto ripetuto, ovviamente ci sono delle eccezioni, ma di massimo. Ha proprio rotto il cazzo, cioè, ma proprio la struttura, sono troppo simili, troppo uguali, troppo ripetitivi, troppo. Per questo il cinema asiatico è tutto al di là dell'estetica, dell'eleganza,
della profondità, ma al di là di questo sono spiazzanti perché non hanno quel format, cioè fanno boom e diventano una cosa completamente che non ti aspettavi, passano dalla commedia al noir, cioè non seguono un genere, non sono schiavi di un genere, la vita non è un genere, nessuno fa una vita che è sempre una commedia, nessuno fa una vita che è sempre un horror, nessuno fa una vita che è sempre un giallo, è tutte queste cose insieme, sì, quello sì. Perché in realtà per arrivare a quello ci vuole una cultura dell'immagine che manca completamente, cioè qua siamo abituati appunto all'attore belloccio, all'attrice, c'è l'albero, c'è il parco, c'è il sole, quindi quelle vere, cioè boh, le cose più normali, più funziona, insomma, più l'hanno già visto, più metabolizzato, più meno difficoltà ci deve mettere lo spettatore per interpretare. Lì dipende anche insomma che tipo di spettatore sei, se sei uno spettatore addormentato eccetera, cerchi quelle cose lì e rigetti tutto il resto, se sei uno che sei appassionato, sei incuriosito, ormai sei nauseato da quelle cose, cerchi altro. È anche proprio un fatto evolutivo. Mi accorgo che un sacco di gente non vuole crescere. Non è vero, cioè una zona di comfort, sì, no? Lo sai che è una cazzata, ma non la vuoi abbandonare, comunque te la guardi. Di base c'è poca curiosità e soprattutto mi sembra aver capito che ha quasi assorbito tutto il serial, il bisogno di cinema, di narrazione, cioè ha sostituito, sostituito anche la narrazione, chissà. Tu considera comunque sia che dipende cosa... dipende come evolve il linguaggio, se lo rendono più, per ora per me è ancora molto ragazzino, cioè non è adulto, non ha fatto il passato. No, beh, ci sono tante cose, alcune estremamente valide, adulte, e scritte tra l'altro in maniera... No, ma non di tematiche, non... certo che sono tematiche adulte, dico che come linguaggio non ha ancora fatto quello che è successo al cinema, cioè che a un certo punto si è evoluto, è diventato anche... Ma forse non lo vogliono, perché comunque bisogna salvaguardarlo il mercato del cinema, innanzitutto. E cioè, spesso quelli che fanno le serie TV sono anche quelli che fanno il cinema, quelli che producono quella cosa lì. Quindi, però c'è da considerare che non sarà una cosa infinita, perché comunque quanto potrà andare avanti la gente che invece di vedersi un film di un'ora e mezza, di due ore e mezza, si deve vedere una serie televisiva che dura anni, capito? Cioè, a un certo punto diventa anche... Io per esempio mi sto rompendo, non c'ho più voglia. Sì, io subito mi sono rotto i coglioni, da subito. Cioè, per vedere come finisce la serie, devi vedere quante... 5 serie, 8 serie, capito? Stagioni, 5-8 stagioni per poi arrivare a 20 puntate l'una, sono 400 ore di visione, cioè non lo fai neanche per Tarkovsky, cioè vesti una minchiata del cazzo. Esatto. Poi però magari proponi un film che dura 3 ore, magari Signore degli Anelli che dura 3 ore, e dici no, mica troppo lungo. Però 3 episodi di spari uno dietro l'altro. No, ma è chiaro, è una piccola droga perché hanno fatto il cliffhanger e poi tutti ne parlano. Poi il discorso è sempre quello, se unisce. Secondo noi come animali umani abbiamo bisogno di stare dentro qualcosa, sentirci legati a qualcosa, quello unisce perché tutti ne parlano, Facebook, minchiato. Alcuni, i più illuminati secondo me, lo vedono insieme. Quindi si fanno le robe, tipo, ah guarda, hai visto la nuova puntata di Breaking Bad. Però sì. Anche nelle mie orecchie. Comunque è una roba che ruba il tempo. Senti Boris, come mai non è venuta Natasha? Non poteva. Io penso che Natasha non esista. Sia quello che possiamo definire comunemente un sogno. Eh sì, un'altra roba figa del cinema, diciamo, comunque è che ti porta a cambiare il modo di guardare le cose, quello è bellissimo. Guardi le cose con più, ti sembra tutto più interessante, perché? Perché possono esserti utili, puoi usarle, non sei passivo. Non stai subendo la realtà, ma sei attivo nei confronti della realtà.